Ciao Bert. Oh, sta live potrebbe essere un pochino brutta da vedere sul tubo. Se verrà salvata sta live. Questo è da vedere. Non c'è ancora la gara. Perché mi ha contattato Vale, ha detto: senti, controlla anche tu perché i video e le clip non ci sono. Ora io ho controllato sia sul computer che sul cellulare, nemmeno a lui compaiono né video né le clip. E la domanda che mi sporge è questa: non è che la live che ha fatto Vale sia andata a tutto a, come posso dire, a carciofi? Comunque, io parandomi il culo ho salvato la partita su un altro file. Quindi, ma che vada, settimana prossima riprenderemo da qua. Se la live non verrà salvata. Se verrà salvata, pazienza. Mi sono risparmiato. Anzi, se non, se verrà salvata, bene. Se non verrà salvata, pazienza, la devo rifare. Pure ho fatto questa espressione. Ed ha sparato. Potresti indagare tu su Twitter o su Facebook per dire a questi da Twitch: sentite, a me mi sono sparite le video, le clip, cosa Cthulhu sta succedendo? Io sto facendo un giro per fare le catini per aspettare un po' di persone. Tutto, video, clip, tutto è sparito. Ma non so se è un problema loro, come è successo quella volta che non si accedeva a Twitch. Ti ricordi che è stato a luglio? Fine luglio? Oppure qualche qualcosa nostro? No, perché è impossibile che spariscono anche le clip. Tutto quello che c'era su Twitch, clip e video scomparsi. In pratica. Mo, è un problema loro che devono risolvere. No, basta, non ce l'ho. Oppure siamo nei guai. Vale specialmente nei guai perché su XCOM non c'è il salvataggio come ho fatto io su un'altra scheda. Quindi quella live che abbiamo fatto adesso si sarà persa. Speriamo che non si è persa. E poi ho visto su Facebook, prima di fare la live, nessuno parlava di questo problema. Tutti a fare la parlare della conferenza che sta tenendo Twitch o qualcosa del genere. Vai, Detective Berserk, chi indaga? Ciao Dark, novità. Vale, non si trova il video salvato della live, quindi o è un problema di Twitch oppure siamo nella merda. Comunque, grazie a Vale che mi ha avvisato in anticipo, ho salvato su un altro slot. Quindi, mal che vada, settimana prossima riprendiamo da qua. E comunque sei arrivato appena in tempo, tra poco ci dovrebbe essere la gara. Quella di oggi, speriamo la fortuna che. Ciao Vale! Stavo parlando un attimo del problema di Twitch, delle no dei nostri video e delle nostre clip.
Stavo dicendo, speriamo, prega Lord Cthulhu che ti ha salvato il video. Perché io, grazie per avermi avvisato, ho fatto subito un salvataggio su un altro slot. Allora, una cosa importante da fare adesso. Berserk, guarda il piattume dello schermo piatto che c'è davanti a te. Guarda un po' cosa diventerà il tuo. Non si sa se ha salvato o meno. Spero che l'abbia salvata. Comunque, guarda qua cosa posso fare. Bers, il nostro amico Ber. Allora, ho provato. Speriamo. Prega Lord Cthulhu. Allora, un'altra cosa. Per i più attenti di voi, Ber. Godo. Mi sono messo a potenziare le armi di Monica e di Max. Cioè, di Max e di Monica. Gembron. Come potete vedere, qui potete dire Xanxus, ma qui c'è potenza spada, quindi può far diventare più forte. Eh no, perché i genialoni della level 5 hanno detto: ah sì, tu sei arrivato a questo livello? Aspetta, prima di potenziare l'arma ulteriormente, devi uccidere questo mostro. Ora, io ho tutto pronto. Le statistiche sono al minimo indispensabile per poter cambiare di livello, ma se, finché non uccido il Blumo, non posso salire a Croce Scarlatta. Ma neanche a tutti si va. Quindi. Ah, un'altra cosa. Ecco. Quando cambi classe con il mostro, ti dà questo. Una goccia di mostro che ti potenzia un bel po' le armi. E un'altra cosa ancora, mettiamoci un po' di monete. Allora, c'ha il veleno e c'ha bersaglio, che fa veleno ai nemici e bersaglio da un colpo critico. Poi questa la fa diventare più resistente, questa fa l'effetto ruba. Questi due non ce li mettiamo perché non ci possono servire. Ah, non si apre proprio Twitch adesso. A me si è aperto. Perché uno assorbe la si assorbe nemici, assorbe l'energia dei nemici quando li colpisce, e quest'altra ti cura. Voi potete dire: ma è buono. Sì, è buono. Ma se la usi, in un dungeon dove ti dice non curarti mai, queste due monete ti fanno perdere la medaglia. Cioè, non, sì, non curarti. Cioè, allora, Berserk, per farti capire, a me si è aperto Twitch. Quando sono andato alla sessione video, come ha detto Vale, dice nulla, zero, non compare niente, né nel video e né nelle clip. Infatti, quando sono andato a vedere al cellulare, mi dice errore di rete. Però a me mi si apre Twitch. Poi un'altra cosa. Ci mettiamo questi tre potenziamenti, almeno facciamo diventare la spada un po' più forte? Direi proprio di sì. Quindi ci mettiamo questa che aumenta la resistenza della spada. Poi, veleno già ce l'abbiamo. Ci mettiamo questa che fa effetto ruba. Ok, spostiamoci da qua perché sento tantissimo rumore di brutto. Poi la spada di Monica, e ci mettiamo questa moneta che porta inciso il simbolo di passaggio che fa effetto stop. Quindi i nemici possono essere paralizzati.
Poi, tanto per gradire ci mettiamo anche questa che fa... che ci fa avere più soldi. Allora. Bracciale non possiamo mettere nulla. All'arma di Max nulla. E alla pistola neanche, se non sbaglio. Vabbè. Allora, ora andiamo alla stazione di Venetium. E proseguiamo con la storia. Andiamo. Alrighty then, here we go. Mount Gundor, here we come. Ah. Dovrei notare chi dovrebbe letto questo che sta capitando a tutti. Beh, non so, puoi chiedere se i video vengono salvati o meno. Perché è un problema se i video non venissero salvati. È un problema molto grosso se i video non vengono salvati. Ed eccoci, siamo a Mordor, cioè a Desolandia. Chapter 5: Conflict of the Past and Future. Mordor. What's this? It's raining embers. Something is definitely up. The village of Heimrada should be here at the foot of Mount Gundorp. But I guess it got wiped out too. Let's get going then, Monica. Be careful out there, you two. There's nothing much we can do this time, so we'll just take it easy on the train, okay, guys? If you need any help with anything, just let us know. Okay. Questo cazzo c'è che sembra Mordor. Più o meno. Butta quel cavolo di anello. Getta l'anello, Max! Getta l'anello! Ma lei chi è? Sono Gandalf. Questo non è il Signore degli Anelli, questo è Dark Chronicle. Ah, ho sbagliato il gioco, scusa. Ho sbagliato io, scusate. Vale, Berserk, c'è Gaspard! So che ti vuoi vendicare per il fatto di Shingala. Gaspard must be hopping mad that we've been restoring all the origin points. And there's no way we're gonna let him stop us, right? I wonder if Gaspard's causing these falling embers too. No doubt about it. Oh, there's no way we can start bringing back wood and straw buildings now. Gaspard! He's trying to stop us from building so we can't revive any more origin points. That monster! Let's hurry, Monica! Yeah! Abbiamo trovato la nemesi di Berserk. Come me la nemesi è colei che non deve essere nominata. Quella di Berserk è Gaspard. Ah, ma no. Berserk. Mi vuoi fare un piacere e poi dire a Seth che sono in live, me lo sono dimenticato. Dai, Gun. Aspettate, ragazzi. Allora, qua ci sono due foto che si possono perdere facilmente. La prima è questa del geyser. La seconda è che se creiamo un oggetto di legno o di paglia, e lo collochiamo, e usciamo e rientriamo dall'aria, l'oggetto verrà distrutto in cenere. E quello è un altro punto che si può perdere. A me chiunque tocca le mie waifu sono i miei nemici principali. Ma specialmente lei.
Ecco, la capanna di paglia che abbiamo posizionato è diventata quel mucchietto di genere. Genere poi, Ma aspetta un po' più vicino. Ceneri. Che noi eliminiamo così. Opla. Poi c'è un'altra foto che si dovrebbe fare qua. Eh sì, e si potrebbe fare anche la foto allo spirito della sorgente, che non mi ricordo se era a destra o a sinistra. Mi sembra di qua però, No, era di qua. Credo. Eccolo qua. Presa. Lo scoop e lo spirito della sorgente. Ora. Mettiamo tutto. Ecco fatto. E iniziamo il dungeon del Monte Gandor. Senza guarigione e battaglia contro l'esercito di Grifone. Perfetto. C'è anche la sfida. Così ci divertiamo dopo alla fine. Ho pensato, aspetta, comunque l'arma di Max, la pistola che ho potenziato, si chiama Pantera Sexy. Sunlight Yellow Overdrive. È tipo un richiamo. Ok, la medaglia c'è. Se ci perdiamo dice Sunlight Yellow Overdrive. E gli altri... Facciamo così, dai. Ah, vero! Berserk muta Sepp per un minuto per la battuta di prima che ha detto a Vale. Oh, ma quanto ci divertiremo quando porterò la serie di JoJo? Cosa c'è? Cosa c'è, Berserk? Provato? Non mi ricordo, ma era qualcosa sulle... Comunque è una battuta squalidissima. Tipo life. Sono dimenticato sto nemico qua. Abbiamo rubato del formaggio, buono, ce lo mangiamo tutti quanti.
Cosa hai trovato, Ber? Ah. Ripeti, cosa dovrebbe fare quella soluzione? No, mi sono scaduta la cassa. Aia. Ci ha tirato, Vale, ci ha tirato un troll enorme, Berserk. Aspetta, Berserk ci ha tirato un troll enorme. Il mio istinto mi dice che ci ha tirato un troll enorme. Perché il 24 punto non ho mai visto una un sito che inizia con 24 punto. Record a niente. Bomba, non ci interessa. Guardate dove sta la sfida, cioè la spira e la distorsione. Ah, ok. Un lanciagranate. Berserk, quello è per te. Allora, un'altra cosa che ho fatto è prendermi questo qua come personaggio di supporto, che ha l'abilità di aprire le porte chiuse, tranne quella dell'uscita dei labirinti, aprire gli schieni chiusi e attivare oggetti riparatori. Solo a noi ci interesserebbero le prime due, cioè quelle delle porte chiuse e quelle degli scrigni riparatori. Ha messo la foto di un gatto. Ah, meglio mettere la foto di un gatto che la foto di Boku no Pico. No, aspetta, vediamo questa. Alla. Mamma, io ho tanta paura che sto tiro mi venga malissimo. Quindi stiamo... Ferma! Ok. Non so come si è fermata lì. Ah! Troppo forte! Perfetto! Ok, andiamo qua. Ih!
Ai. E stavolta penso che ho fatto una mezza cazzata. Aspetta. Cosa per me Berserk, ho paura. In italiano possibilmente Berserk. Ferma. Ok. Qua possiamo risolvere più o meno così. Con un top spin. Caricato così. Dai, rimbalza da davanti e chiuditi. No. Cavolo. Troppo forte. Tiro diretto non va bene perché dovrebbe rimbalzare. Quindi top spin. Così. Grande, chiuso. E che ti ha risposto? Birdie! Oh ragazzi, Xanxu si impara l'inglese, l'inglosassone. Ah ok. No vabbè, io conosco un po' l'inglese. Perché mi sono messo il cigno? Io conosco un po' l'inglese, ma se è scritto troppo non riesco a tradurlo bene. Devo metterci un po' di tempo. Allora ragazzi, posso andare ai campionati mondiali di sfida? Ah ok, quindi vabbè, comunque io mi tengo l'altro file per sicurezza. Bene 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 che i video non saranno cancellati. Fortuna per me e fortuna per Vale. Perché sto problema, Berr, non hai chiesto? Ma fortuna, Berr, quando mi ha detto Vale che non ha visto il video, io ho detto ok, non fa niente, la faccio, però ma vi faccio vedere. Ho salvato sul terzo file. Quindi ritorniamo a salvare sul terzo file. Mi fa piacere che non sanno neanche loro perché è successo sto problema. Grande gru. E sputafuoco distrutto. Allora, prima di tutto ripariamo. Portiamo bestia 4, vediamo un po'. Aspetta, io ho pure questo che posso specializzare. Vediamo un po'. Ah, Berr, poi hai risolto il problema di ieri sulla PS? Quella piccola? Che cazzo me ne ha fatto? Vabbè, questo mi servirà comunque più avanti per qualcos'altro. Qua mi avevo detto, giusto?
Aspetta, 6. Abbiamo direttamente un 6. Non me lo ricordare. Oh, pure qua. Mamma. Attacco, fulmine, fuoco, ciclone d'esorcismo. Un attacco, penso che siamo quasi al livello. Con un fuoco. No, aspetta. No, esorcismo perché è quello che ci vuole di più. Pantera sexy. Non ho messo io il nome all'arma, Dark. Ciclone. Tra l'altro io ho ancora questo qua che io dovrei mettere proprio alla pantera sexy. Spara! Spara, Vale, spari la domanda. Ah, io non lo so perché non lo seguo. So, dovevi farmi una cultura, dovrei seguire... Ah, siamo in due, Dark, allora. pistola di Max, c'ha... Allora... Sei cattivo, gioco. Mi mette un sigillo rosso che non posso usare Max, ma la medaglia mi deve usare la pistola di Max, quindi devo fare con Monica e poi lo devo rifare se puoi avere la medaglia della pistola di Max. Otra. Comunque no, la batteria si sta scaricando! Qua devo combattere contro i Gundron adesso, non contro i Gemron. Spiace, Bear. Vorrei potenziare anche il bracciale, visto che l'arma... No, la spada è già a un buon livello. Anzi, vorrei potenziare il bracciale. Oppla. Bam bam. È la pittura gialla. Io vi consiglierei anche cavolo. Però proprio nella traiettoria di tiro. Ok, dicevo anche, per chiunque abbia Vivivid, un altro anime da seguire sarebbe
Sagrada Reset. Che io al tempo consigliai al buon Berra e mi ha detto grazie Xanxus per avermelo consigliato. Mi sta piacendo molto. Due cavi per lo scrigno. No, si è parato l'attacco. Ok. Ah! Ragazzi! Il nemico è stato paralizzato. Quindi... cosa ha usato Monica? Ma esatto, era me o era Vale, Berserk? Penso più a Vale. Ecco. Parlando della scuola. Cioè noi abbiamo finito la scuola e voi parlate della scuola. Vabbè che la scuola l'ho finito anni e anni fa, vero? Oppla. Se vuoi Berserk, se vuoi consigliare dire qualche cosa di bello anche su Sagrada Reset ai nostri amici della chat e bestemmiare e insultare grandemente sto scrigno perché era vuoto. Ok, Veronica, usa di nuovo Zaguardo. No, spada usato, quindi... scrigno fa merda. Oh cavolo. Sei uno scrigno falso. È un po' riduttivo dire stile viaggio nel tempo, eh? Però il succo è quello. Ma Seth che fine ha fatto? Cioè Seth prima saluta, prima non segue i video, poi saluta e se ne va. Non dice neanche guarda che sono qua. L'ho mutato per un minuto, ma non per mezz'ora. Vabbè, però almeno di l'incipit. So che non vuoi spoilerare, però cazzo. E commenta, non fare Sephiroth. Sei nella compagnia. Che tu fai sempre il Sephiroth, fai. Ecco, se... ok, spiega la trama senza farlo sembrare stupido però, eh. Tu fai la persona seria, tu non sei una persona seria. Seth è diventato un istruttore tipo Raikan. Non fare il Sephiroth. Non fare il Taigan. Ma
è uscito l'angelo e mi ha rimesso dei PDA che non mi servono. E Trevenant Trevenant ce la serve. Guarda, pure Vale non ha capito che c'è da prima qui. In che senso Trevenant Dark? Ah, tuo tipo spettro. Ah, giusto. Sì, devo passare. Ah, ma quello l'ho saltato, quella generazione. Io non gioco a Pokémon da Pokémon oro. Guarda, io Pokémon bianco e bianco 2 l'ho giocato con emulatore, quindi. Aia! Abbiamo ottenuto qualche medaglia? Sì, solo il sigillo rosso che è stato distrutto. Allora, la pallina sta lì e la... Mamma mia. Va bene. Tutta la popolazione segreta forse dei poteri soprannaturali. Che Berserk, questa è la trama che c'è su Vivid, l'hai soltanto copiata e incollata. mi dai, oh, ma che vuoi? Senza spoilerare, questo devo fare. Ho fatto anche la rima, mi vergogno di me stesso. Ma chi sta dicendo? Scusa, Sef. Ferma, ferma, ferma. Ma pancupola. Che faccio? E poi hai ragione, Per. Ok, facciamo una cosa. Non buttiamola sopra là. Vabbè, però dai. No, quelle no, perché sarebbero spoiler. Ah. Mi sa, ragazzi, che sto giro non prendiamo la medaglia per la sfida. Mi sa di no. Fermati, fermati. Ma io ci vorrei provare lo stesso comunque. Ferma, 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 brava pallina. Allora. Cavolo. Ah, qua ho la valla spacca, ragazzi. Xanxus che fa? La valla spacca? E Xanxus la spacca! Altre 5 chiavi per lo scrigno. Ah, aspettate. Oh, oh. Ragazzi, tenetevi forte perché è arrivato il momento della gara per Taigan. Sto notando che devo riprendere un'altra volta i pattini perché sto coso tende ad andare a destra.
non è molto stabile. Peccato che non ci sia Jack adesso, si è perso la gara, si sta perdendo la gara di Taigan. Braccio potente. Tre case solide completate. Ok ragazzi, andiamo. Qui è dove Taigan farà, il nostro Taigan farà la sua gara. Parliamo col signor Gufo. Il Pina Sprint sta per iniziare, vuoi partecipare? Partecipo. E ora è il momento del livello 1, scegli il pesce. E ora scegli la categoria. Principiante, scegli la vasca di riscaldamento. Allora ragazzi, voglio sentire tutti quanti che per che fate il vostro tiro il vostro tifo a Taigan, non so parlare. Prima di tutto ci dobbiamo riuscire a qualificare. Bisogna avere un primo posto, ragazzi. Fate il vostro tifo a Taigan. Il nostro è il numero 6, Bel tifo, bella motivazione, Dark. Dai, Vale, Berserk e Sef, ti fate per il nostro Taigan. Vale, qualche tifo anche tu. Sef, ma che tifo anche tu? Ci sciacconiamo. Ok, ci penso io. Taigan, se non vinci ti faccio pulire le latrine dall'interno. Ma vabbè Sef, tu sei una merda, ma che cazzo, ma ti lagga tutto. E Taigan l'inutile ha tagliato il traguardo in prima posizione. No, ma quanto è bello leggere Taigan l'inutile taglia il traguardo in prima posizione. Ok, girone 2. Sempre la vasca che aumenta tutti i parametri più o meno allo stesso tempo. Dai, ho un primo o un secondo posto, ci serve. Taigan, guardami nelle palle degli occhi. Se non vinci sta gara ti friggo nell'olio bollente, nell'olio di vipera. Siamo il secondo. Oddio, i cesti senza folto. Ah, sta gara è tosta perché ci sono nemici, ci sono altri concorrenti che sono più o meno bravi. Guardate là. Il secondo posto sta dietro.
Taigan, non sbagli! Ok, Taigan sta prendendo un bel po' di vantaggio adesso. Lo spericolato Taigan l'inutile. E Taigan vince! Ok, adesso è l'ultima gara. Quella finale, quella dove si vince il premio, che non so cosa sei. Così, cosa sia. Oggi non so parlare. Ovviamente il mio scopo è arrivare in vetta alla classifica, vero Taigan? Ok ragazzi, vi voglio tutti scatenati per Taigan adesso, è l'ultima gara, deve vincere! È già, già partito male sto cretino, guarda! Taigan, non recupero o ti friggo nell'olio! Tipo, ho fatto molte scoperte interessanti su questo. Dai Taigan, è l'ultimo giro, resista! Dai Taigan! E ha vinto Taigan! Stranamente vince Taigan! Ragazzi, un complimentone a Taigan se li merita. Ah, la spada Mardan. Vabbè, meglio di niente. Allora, vediamo se posso fare a te dare. Ah. No vabbè, non possiamo fare più gare con Taigan perché ha già vinto la sua gara. Quindi casomai lo alleno e lo faccio fare altre gare. Vivrai un altro giorno Taigan, vivrai un altro giorno. E ora subito nell'acquario, vai, 50 fessioni. Aspetta, vorrei cambiare un attimo quella cosa al robot mobile perché non mi piace. Non mi trovo ad usarla. Quindi probabilmente metterò di nuovo i pattini. Sì, sarà un po' più lento però. Oddio! Boh! Prima di se riesco a... Ecco, forse si sarebbe risolto. No, andate un attimo in loop alla canna da musica.
Si è buggato l'audio. Scusate, ragazzi. E io ho le cuffie. È stato Taigan. Ragazzi, per me è stato Taigan a fare buggare l'audio. Vediamo se lagga il buon Seth. Prendiamoci sto qua, vediamo se ci capita. No, no, no. Ma Taigan! Sì, sicuramente era lui che scaricava. Ah, tuo fratello, pensavo Taigan che scaricava le cose nelle latrine. Ha perso la... Ora prendiamo la... prendiamo la giopetra. Monica tiene la giopetra in una maniera fantastica. Vorremmo essere tutti quella giopetra, lo sai? XD per sicuramente per la battuta di Taigan, giusto per? Ci siamo soltanto... Sì, siete soltanto voi. Per ora. Può darsi che Jack si unisca più tardi. E Evil viene soltanto quando gli fa comodo. Jack ha detto che veniva più in là perché doveva fare poi delle guide. Ma penso che Jack venga perché il suo gioco gli piace, quindi... non se lo vuole perdere. Ah, ho saltato una cassa là.
dai. Aia. Ah, è vero, devo recuperare un altro. Devo recuperare altri due membri del party. Dei personaggi di supporto. Penso che uno lo devo recuperare dopo che hanno finito le gare della pinna sprint. L'altro lo recupero subito, dopo aver finito questo. Scusate. Ah, il cristallo. Il cristallo ci dice che ci sono due nemici qua. Uno. Opla. La sfera sta lì e la distorsione sta dall'altro lato. Anche questa non è tanto. Anche questo è bello complicato. No, ho sbagliato strada. Perfetto. Ah. Speravo che andasse un po' più lontano. Dai. Ok, chiusa anche questa. Ah, possiamo subito andare a prendere l'altro membro allora. Polvere potenziante. I livelli gratis fanno sempre comodo.
Super Tanzu Shoto! Ma anche Sunlight o Yellow Shoto! Allora, prima di tutto mettiamo a analizzare la geopietra. Casa realizzata su tre blocchi. Ok, tre case solide collocate e 30 punti di cultura. Per tre case solide noi dovremmo fare tre case di ferro. Se le riesco a trovare, ecco qua. Mi servirebbero 31 pezzi di metallo. Che mo le vado a pigliare subito. Fai la camera ombra. Ma magari. Fai i cessi per Taigan. C'è nella descrizione proprio. Sviluppiamo i cessi per Taigan. Ho detto che erano 36, giusto? Noi ce ne prendiamo 50 perché sì. Anzi no, perché 79? Ecco, 80. Tipo allenamento tipo Karate Kid. pulisci il cesso, sporca il cesso. Pulisci il cesso, sporca il cesso. Passa lo spuzzino, passa lo scopettino. Passa lo spuzzino, passa lo scopettino. Questo qua ce la facciamo, quello su tre blocchi. Quindi blocco 1, blocco 2, blocco ponte. Quindi creiamo un bel po' di blocchi. Quindi creiamo una cosa tipo così. Aspetta. Aspetta. Allora. Sì, è stato fatto tempo fa questo. Allora, su tre blocchi ha detto, giusto? Quindi uno, due, tre, poi che... no, dati tre, no. Aspetta, proviamo una cosa, si tre blocchi uno.
2 e 3. Ok, andiamo a prendere le rocce granitiche, ma prima andiamo un attimo a fare i catini. Sef, ti cucino io un bel arrosto di berserker, ok? Comunque, vabbè, è una cosa lunga a spiegare. Se io vincevo una gara di pinna sprint, dopo aver parlato con lui, lui si veniva al gruppo. Poi andiamo un attimo a Venetio, ci prendiamo l'ultimo membro del personaggio di supporto che si può prendere. Ed è un membro della nostra conoscenza. E poi costruiamo altre cose. Eccoti qua. Oh, siete voi ragazzi. Grazie per avermi dato con Shingala. Allora, novità? Cosa? Volete che venga con voi? No, assolutamente. Devo stare qui ad aspettare Shingala. Ma ci vorranno minimo 6 mesi prima che tu non riesci cura. Non avrò neanche da che fare fino ad allora. Credo di poter venire. E non ho alcun senso stare qui. È solo una perdita di tempo. Già, sei domani, quindi immagino lo sappiate. Del cibo davvero delizioso. Dai, come si chiama? Ah dai, dovete saperlo. Arancione, grande quasi come un pesce. Allora, è arancione e delizioso. Vorrei tanto poter assaggiare di nuovo. Me ne potreste una? Dio, non di essere... No, sì, sì, te l'ho portata. Ti mangiate sta carota. Il colore, l'odore, la consistenza. Ok. E pausa unisce al gruppo. Dicevo, Darkness, non farti creare mai il bomber. sai che lui si come posso dire, si triggera facilmente se si parla male dei draghi. Comunque si scherza, Darkness. Ok, quindi roccia granitica, dove stai? Sì, facciamone 100, là. Non si sa mai, voglio essere sicuro. Ma non voleva la carota, non voleva i pesci. Ok. Cioè, guardate cosa devo fare io per soddisfare sta cavolo di... Opla. Piazziamo sta casa. Sì. Allora, ora. Ma aspetta. Sta casa... la vorrei mettere meglio, quindi
Opa. Ok, questa casa la prendiamo e la spostiamo un po' più di qua. Poi l'occo scala non ce l'abbiamo ancora, scala in ferro. Uno, due e tre. Opla, guarda qua. Boh. Cioè, vale. Questa sono una vicenda di Freezer, né più o meno. Cioè, lei che è esperto nel campo. Sto casino per fare una casa su tre blocchi, lei come avrebbe risolto? Poi 30 punti di cultura, ne abbiamo 15. Per una volta Seppa ha detto una cosa intelligente. Strano. Molto strano. Che Seppa abbia detto una cosa intelligente. Ma Seppa, siamo sicuri che tu sia Seppa? Non è che sei un alieno della Advent che ha preso le sembianze di Seppa? Sei un senza volto? È un avatar. Davvero ti piace sta cosa? L'ho fatto a caso, eh. Infatti è tutto storto qua, devo sistemarlo. Cos'è un senza volto? Jack! Jack! Purtroppo ti sei perso la gara di Titan, oddio la live è saltata. La chat ha fatto un momento all'op. Ma già di... Un'altra volta, ma già di Monica, ma perché mi date il sigillo blu? Comunque Jack, vuoi vedere il Gundam come è diventato? E infine c'è Oxanks. Come infine? Cioè io faccio le live e infine. Eccolo il Gundam epico. Ti piace? Intanto ho messo anche un nuovo... Come si dice? Un nuovo serbatoio. Wood Gundam! Ah, devo ancora potenziarla ancora. Questo non è neanche la sua forma finale. Comunque, come avevo detto che si chiamava il Gundam nostro? Il Gundam ecologico. Darkness, se non sbaglio, hai dato tu il nome al Gundam. Comunque ho cambiato Jack. Ho trasformato anche tutte le armi a Monica e a Max. E ora ti faccio vedere il nome.
Ok, chiave velenosa e pantera sexy. Mi ricordo che tu nella live sembra di Vale. Hai dato il nome al robot. Però non mi ricordo come l'hai chiamato. Robocoso. Quale Jack, la pistola o la chiave? Sexy Panther. Casomai è l'arma di Persona 5 che deriva da questa. No, appiccicoso. Vediamo se ho qualcosa. Oh, deve avere delle pozioni potenti. No, cosa vuol dire prendere il sapone? Non ho capito cosa non ha notato Sepp. Vuoi sapere una cosa, Ber? Il tuo messaggio su PSN che mi hai detto di Little Witch Academia mi è arrivato, cioè la notifica mi è arrivata poco prima che io facessi la live, quando sono tornato. Cioè a volte io mando i messaggi e la notifica mi arriva ore dopo. Ah, Ber, ho visto una cosa del gioco di JoJo, che si potrebbe giocare 2 contro 2. Dopo proviamo a fare un giochiamo assieme e vediamo se ci riusciamo a fare una partita. Online, ovviamente. Devi avercelo anche tu, come funziona? Se usassi tipo lo share play. Ah, ecco. Però giochiamo insieme, giustamente tu dovresti avere anche tu il gioco, giusto? Ok. Giallo o rosso? Which shall it be?
Allora, rosso, blu, Jack. Già avvisati, ecco. Berserk già dice rosso. Jack rosso, Berserk rosso, Dark rosso. Tutti rosso. È rosso e buono, ci danno due sfere di cristalli verdi. L'altro è un lanciagranate che... Allora, vi spiego meglio. Le armi ci possono servire per potenziare altre armi, ma devo farle arrivare a livello 5, spettralizzarle, e mi dà tipo il 60% delle statistiche dell'arma. Che può essere sia una cosa buona sia una cosa negativa. Se l'arma non è abbastanza forte, il 60% di poco è poco. Però dall'altro canto rivendo le armi che non mi servono. Certo, potevo uscirci una moneta. Sembra meglio di nulla. Aspetta, fammi curare perché non ho vita. Sì, sì, in pratica sì. In pratica si potrebbe fare così, Berserk. Tu ammazzi il nemico con... Sembra, cosa vuoi potenziare? La chiave inglese di Max, no? E tu hai un'arma più o meno iniziale. Tu vai nell'endgame, ammazzi il nemico con l'arma a destra di Max, cambi l'arma tramite il menu dell'inventario con quella più bassa. Quella si prende tutta l'esperienza, va a livello 5, tu la specializzi e gli dai il 60% all'arma che vuoi potenziare. È un po' meccanico sto procedimento, un po' troppo meccanico. In pratica così potenziavo l'arma in Dark Cloud 1. In Dark Cloud, scusate. Invece le monete sono sempre utili perché ti danno le abilità all'arma. Opla. Yeah, sono rimasto anche i video che abbiamo fatto? Vabbè, io che tendo di fare sto tiro. Vediamo un po'. Vediamo così. Ferma, 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 ferma. Brava, pallina. Pallina, poteva andare un pochino più avanti però, eh. Non ce la farò questo tiro. Sto giro non ce la faccio. Vabbè, vediamo come va. Ma che vada. Infatti. Sto giro c'è andato di male perché ci ha buttato la palla in una posizione troppo brutta. No, dai, niente. Ok, vabbè, va.
Ciao Vale, alla prossima! Eccola qua. Ok, 30 punti cultura. Io direi di collocare anche questi che serviranno. Sedici pezzi di metallo, 16 e 16, 32. Ok, 16 pezzi di metallo e un pezzo di rame. Pezzo di rame questo non lo vende. Ah, ma come tu hai fame, Seth? Beh, sai che nel frattempo mi cerchi il... l'invenzione per la spada samurai 2. Vedi che c'è anche in italiano. Al ristorante di Xanthus andiamo. A 39 punti cultura. Il futuro è stato cambiato.
Allora, arma, gru da lavoro e drago in fuga. Dovrei averceli tutti. No, grande gru. Quindi gru da lavoro dovrebbe comparire più avanti. Se non è già comparsa. No. Ok, adesso siamo alla officina gundorana. L'ascensore non è attivo, quindi penso che lo attiveremo più avanti. Ma voglio farmi solo un giro per vedere se c'è qualche mini cassa. Sì, infatti ne sono là davanti. Frutto dell'Eden. E qui, come abbiamo sentito l'altra volta, dovremo costruire il Paznos, la nostra fortezza dei cieli. La nostra grande fortezza mobile, che ci aiuterà a sconfiggere l'imperatore Grifone. Il nostro Skyhold. Sì, la nostra Skyhold. E arriveremo a vedere la fortezza, Jack, con calma. Sperando che non mi sono dimenticato qualcosa, beh, dopo controllo bene. Solo questi? Ok, andiamo a salvare. Mettiamo i potenziamenti e andiamo avanti. Tanto Jack ci fa le cheat. Opla. Ok. Secondo piano creato, l'ascensore però ci mancano 60 punti di cultura, mannaccia voi. Perché era l'ascensore. Spe. In che senso Max deve dirci qualcosa? Vabbè, però...
Vabbè, perché Pantera sexy. Giusto, Jack. No, ho sbagliato. Non fare così. 43 punti cultura. Il comigno lo infiliamo qui dietro. 47 punti cultura, mannaggia voi. Andiamo in un'altra casa, no. Vabbè, vedo così. Andiamo a salvare, andiamo avanti. Gli oggetti. I veri uomini vestono di rosa, giusto Dark? I veri uomini non hanno paura. Perché te non sei figo come Dante, tu sei solo un Sephiroth. Ma vi preoccupate che quest'arma rosa diventerà forte più avanti. E poi non è rosa, è rossa. Sa shocking. Aia. Ouch. Hoppla, un bel po' di gente sta qui, Si spara raggi laser a forma di cuori. Ovviamente cuori rosa, giusto Jack? Ok, quella la ribattiamo dopo, ora ci facciamo solo il giro per di qua. Saliamo... Ah no, possiamo farci... Se è tutto collegato, ci saliamo e scendiamo da qua. Salve salsiccetto. Come ti chiami tu? Salsiccetto. Che nome del cappero che ha, giusto il signor salsiccetto. Che per un salsiccetto sembra un salsiccione. O un salsicciotto.
quello che ti ha creato non sa di certo. Il character design che l'ha creato l'ha odiato, secondo me. Anche io non mi dà con questo. Io mi immagino, ok. Io mi immagino la scena. Ok, hai creato questo mob. Come lo chiami? Cazzo, non ho nessuna idea per il nome del mob. E adesso cosa mi invento? Oh no, stavo andando male, forse aveva capito che non so inventare i nomi. Questo un nome. Salsicetto. Geniale! Dai ragazzi, è chiaramente andata così. Come avesse chiamato sto mob? Berse, sai che tu hai le tue perversioni. Ma un po' per uno, dai. Bonus ass? No, il bestiame di video. Niente. Berserk, tu che hai grande fantasia, come l'avessi chiamato sto mob? Non ne ho... Però anche non ne ho idea, è un bel nome. Vediamo se Xanxus ora va o la spacca. Secondo me troppo lontano. E invece troppo lontano, sì. Cavolo. Pensavo che rimbalzasse prima. No, aspetta. Ho paura che qua non rimbalzi. Proviamo. E vai. Volevo tentare qualche trick, però non c'avevo la... Era troppo lontano. E il parete... La distorsione era nel mezzo del piazzale. E non c'avevo muri per far rimbalzare bene la palla. Di nuovo. Sefirot, tu una cosa, quando ci sono le live, a me, svegliati un po' più tardi, almeno così resisti. Comunque, Sef, ciao, venerdì. Una spada di Monica. La prossima. Ciao Sef, alla prossima. Generatore, abitante in casa con comignolo. Opla. Possiamo creare il generatore, io me lo creo subito perché il generatore serve.
60 punti di cultura. Ok, vediamo se possiamo creare il generatore. Un pezzo di... no, 5 pezzi... un pezzo di metallo e 2 pezzi di rame. Andiamo subito allora. Sto notando che adesso i labirinti sono diventati un po' più complessi. Specialmente per costruire le robe sono diventato molto più complesso, perché all'inizio stavo più o meno a metà del labirinto, adesso sono a un quarto. A costruire la roba, cioè sto proprio all'inizio. Vabbè, facciamo così, 10 e 10. Colloquiamo il generatore qui. 50 punti di cultura con tutto il generatore. Possiamo creare qualche altra cosa? No. Se vorrei creare qualche altro camignolo. Vediamo un po' quanti me ne servono per creare i comignoli. Sette, 10 rocce granitiche allora. L'abbiamo sconfitto, il pagliaccio con il robot. Se vuoi puoi recuperarti tutta la serie di Dark Chronicle, Darkness, sta sul mio canale. Rippato, sì, per ora sì, abbiamo sconfitto. Quando è stata la seconda, no, terzo, quarto, secondo, terza live che l'abbiamo sconfitto? No, mi sembra la seconda. Sì, quello con l'elefante, aspetta, come si chiamava? Flotsam. Qua non ce la posso infilare là. Aspetta. Dai. Nulla, solo qua. 54 punti cultura. Beh, ci servirebbe comunque un'altra casa. Allora, se riesco a mettere questi due stiamo a cavallo. Abbiamo fatto un altro pezzo. Nulla. Poi ho visto 58. Dai che dobbiamo arrivare a 90 pure, eh. Dai. E una cosa, se questo qua lo spostiamo un pochino.
Ok. No. Ah. Mettiamo questo. Ecco. Dai, che c'è spazio. Ah, no. No, purtroppo no. Purtroppo questo non riesco a mettere nessun posto. E non che questi non li sposta. Sì, sì, ho visto. Ah, ce l'ho fatta. Ah, finalmente. Ok. Abbiamo creato il terzo piano e l'ascensore. Ora vediamo di non farci sfuggire nulla, così prendiamo anche altri oggetti di potenziamento. Esploriamo tutti e tre i piani e andiamo avanti con i dungeon. Una foto all'ascensore, perché sì. Thank you.
Ok, qua non c'è nulla. Andiamo al secondo piano a vedere se c'è qualcosa. Penso che faccio prima la caccia del teletrasporto. Eccolo qua l'ascensore. Istantaneo l'ascensore oggi. Magari forse era così tutti gli ascensori. Infatti c'è uno scrigno. Frutto dell'Eden. Solo quello? Davvero? È stato un giro praticamente a vuoto questa. Non c'è nulla. Domani di sonno, lo so, questa parte è brutta, però cavolo, non trovare uno scrigno. Tenuto conto solo per l'altro angolo e poi ad andare avanti. Mi sto domandando anche io questo controllare di gioco, figuratevi. Ci si mette anche la musica che è rilassante. Che poi avete trovato anche la... dove posso trovare l'eccesso, proprio che non ce l'ho qua, devo fare la foto e prossimamente me lo metto sul cellulare, appena così subito vedo, senza perdere un sacco di tempo così. Per ora è vuota. Perché ancora ci devo costruire tanta roba.
Ok, non c'è nulla là. Facciamo così, settimana prossima mi faccio la foto sul cellulare dell'area, così subito vediamo. Ci andiamo. Però il teletrasporto lo vorrei usare, eh. Comunque tra poco vedrete perché questa è così enorme. Ecco qua. Cambiamo con Monica perché ci serve lei per prendere la medaglia. Ecco qua, abbiamo finito ragazzi, siamo in un dungeon, quindi svegliatevi. Cosa? Ecco, dovresti sentirmi. No, il controller è dead. Io sono ancora qui. Solo che il controller ci ha lasciati. Colpa di Taigan. Sì, joystick. No, che cretino che sono. Sì. Perché ho usato la Madonna. Sono un cretino, perché ho usato la magia se devo usare la spada per prendere la medaglia? Vabbè. Pazienza. Se dai una potenziamo l'arma qui. 16 di ciclone. È sempre colpa di Taigan. Ah! Pure questo si può potenziare, però bisogna sconfiggere due nemici. No, mi manca l'esorcismo. Vabbè.
Oh, la mappa. Ah, la bimba non è neanche tanto grande, ce la possiamo sbrigare subito. Dai, Donny. Sì, devo passare. Ah, dannazione. Always cheat. Ok. Coglione di vapore. Eccolo là. Polvere riparatrice, buono. Opla. Minuto veramente. Da T due nemici e tre probabili mimic. Questo mimic, questo mimic. Opla. Ah. Bomba, non ci interessa. Per far contento Sephiroth, che adesso non c'è, faremo prendere la geopietra a Monica. Un sacro. Perfetto, ora voglio soltanto studiare la pietra. Ma certo. Adesso voglio soltanto capire come faccio io a far passare quelle rimbalzi là e a far chiudere la
la distorsione. Con quanti tiri? Un tiro. Allora, la distorsione sta qua dietro, giusto? Vediamo se posso avvicinarmi il più possibile. Vediamo un po'. Proviamo. Cheat. Ah, perfetto, Murbino, ci interessa. Eh no, nulla, devo andare ai campionati mondiali di sfida. Vi è piaciuto sto trick? Chest opening. E magari chest opening. Lì si fanno i soldi. Blocco scale e gru della valore costruita. 100 punti di cultura. Sanctus Gamer. Allora, vediamo un po' lui come sta. Jack, prepara la sigla. Sperando che non si bughi tutto come prima. Aspetta, fammi salvare. Sigla. Noi chiamiamo la sigla di lui perché dobbiamo usare il Gundam per avere la medaglia. Quindi Jack, prepara la sigla. Bisciotta. Che poi non so se si è visto bene, quando ho sparato il colpo sul braccio destro ho sparato due colpi uno dietro un altro, quindi è stata la tecnica del colpo dell'ombra.
come quella di Naruto. E vi dirò, ragazzi, in questo labirinto probabilmente avremo il torso finale del nostro Gundam, perché ci in questo labirinto, in questa parte di capitolo, perché ci serve la foto di un oggetto che si trova qua e che ci permetterà, assieme alle altre foto, di fare il torso finale del Gundam. Aspetta, non già Peter. Facciamo prendere sempre a Monica, perché se a Seth gli piace che la pigli Monica. La Gio Pietra, che cosa pensa, non pensate male. Ritorniamo al nostro Gundam. Ah, il secondo colpo mi fa vuoto. No, ha parato il colpo dell'ombra. Cos'è quello si... Guardate, Gundam. Metti il secondo link nei messaggi privati, Jack, voglio vedere pure io. Niente a robo mobile. Perfetto. Opla. Ora vediamo se possiamo chiudere anche la distorsione. Non ti preoccupare, Jack, a noi ci piace quando fai il fanboy di Gundam.
Oi. Oh. potrei contestare il tiro. Quella non è un fuoricampo, quella era precisa, è il bug che mi ha fatto andare fuoricampo. Dai, dai, dai! Oh oh! Allora, dov'è la... Quanti tiri ho? Due. Una guarigione potente, cazzo, ne ho bizzeffe. Le cose sono in culo al mondo in che senso? Distorsione per... Seems good. Nonostante il bug che mi ha tolto un tiro, Scusa Berserk, il Final Fantasy non è lo stesso? Cioè, ok, tu stai qua, devi andare un attimo a sconfiggere questo mostro lì. Ma dall'altra parte del mondo, ci devi andare lo stesso. E sento usare aeronavi. Vicino a qui saliamo, vediamo un po' se possiamo potenziare le nostre armi. Ciclone squama. Ciclone squame esorcismo. Distruzione fuoco. Lo so, perse che infame. Sono stati degli infami a fare una cosa così, lo so, Berserk, che ci deve fare? Eh sì, lo odio tantissimo anch'io quando succede così. Ciclone squama. Thank you.
Nel senso che la stega si doveva cogliere in un determinato modo e Berserk si è dovuto fare. Forse è questo, giusto il senso, Ber? Allora, 62 punti di cultura è già da tanto. Ok. E devo dire che così oggi ci salutiamo. Abbiamo già fatto tanto per ora. Quindi io, come sempre, io vi saluto. Tra poco caricherò il video sul canale. Qua sotto c'è il bannerino, se volete iscrivetevi. Io saluto Berserk, Jack, Vale, Seth e Dark per avermi accompagnato in questa live di 2 ore e mezzo. E ci vediamo sabato prossimo alle 21 con Uncharted 1 HD e domenica prossima alle 21 con Dark Chronicle. Ciao a tutti ragazzi.